Come è andata ieri poi alla fine? Chi ha vinto la piazza? Perché i giornali oggi non sono proprio... Ieri hanno vinto mamme e papà. E a me interessava dar voce a mamme e papà coraggiosi che sono in battaglia per difendere le loro famiglie e i loro figli. Ed è squallido che ci sia qualcuno che anche quando si parla di mamme, papà, bambini e famiglia riesca a far polemica. Però è la loro sconfitta. Quando passi settimane e settimane non a fare proposte ma a far polemica, a inseguire Salvini, a insultare la Lucia, ad attaccare la Lega, ecco, hai perso. E quindi domenica sarà dimostrazione lampante che la gente poi sceglie sempre la concretezza, le idee chiare. Riuscire a essere contro, anche quando parlano mamme a cui sono stati strappati senza motivo dei bambini. Però ieri i cittadini avevano chiesto di non usare la piazza alla fine della campagna elettorale. Avevano fatto un'assemblea pubblica e avevano... Ma siamo in Italia o no? Una mamma è di Bibbiano. Una delle mamme che ha parlato ieri è di Bibbiano e la ringrazio per il coraggio. Senta, visto che domenica è la grande giornata, che cosa farà dopo poi? Vincerà veramente? E che cosa domenica farà poi? Domenica sto con i miei bimbi. Poi chi vince le elezioni lo decidono i cittadini. Io ho delle sensazioni straordinarie sia in Emilia Romagna che in Calabria, perché giustamente i giornalisti parlano quasi tutti di Emilia Romagna, ma vota anche la terra di Calabria. E quindi da lunedì penso che cambieranno tante cose, perché il PD raccoglierà nelle urne quello che ha seminato in questi mesi, e anche Grillo, ovvero sia poco. E poi che farà col governo? Ah beh, sono mica io al governo, poi chi è al governo deciderà se rimanere chiuso nel palazzo e attaccato alla poltrona o prendere atto del fatto che l'Italia chiede altro. Anche leggere i giornali sia fra ieri e oggi è un litigio continuo, Renzi contro Bonafede, Di Maio che si dimette, Zingaretti che preannuncia scioglimenti di partiti, a Roma i consiglieri dei 5 Stelle che votano contro la Raggi, il sindaco dei 5 Stelle sui rifiuti. Se ne vanno due parlamentari al giorno, mi domando come un governo così messo possa aiutare l'Italia e gli italiani. Poi peraltro il Consiglio dei Ministri hanno stanziato, guarda caso ieri, 25 milioni di euro per le alluvioni in Emilia Romagna della primavera scorsa. Dai, adesso come se in Emilia Romagna la gente votasse con l'anello al naso, mi sembra veramente un torto all'intelligenza di emiliani e romagnoli. Lei a Maranello ha detto che ovviamente quando vince lei avrà una lettera, diciamo, di libertà per mandare a casa questo governo? Chi è al governo deciderà se rimanere attaccato alla poltrona o no. Io faccio quello che posso fare, ovvero sia portare la proposta della Lega del centrodestra a cittadini governati da tempo dalla sinistra e offrire loro la possibilità di cambiamento. Per il momento l'hanno sempre scelta. Sono convinto che succederà così anche nelle due regioni che votano domani. Poi in primavera ce ne saranno altre 6 di regioni, la Campania, la Puglia, le Marche, la Toscana, la Liguria, il Veneto. Ovunque stanno vincendo la Lega e il centrodestra. Se Conte e Renzi rimangono attaccati alla poltrona non ci rimarranno a lungo. Non puoi andare controcorrente, contro il volere degli italiani troppo a lungo.